Questa è la terza volta che ci incontriamo sul nostro blog e oggi voglio parlarti di Arthur Murray. Allora, nasce naturale la domanda: che cos'è l'Arthur Murray? Ebbene, l'Arthur Murray siamo centinaia di persone in tutto il mondo che lavoriamo per rendere straordinaria la vita delle persone. E l'Arthur Murray sei anche tu? Sì, perché grazie a te e a persone come te che vogliono migliorare la propria vita attraverso la danza, che anche noi possiamo esistere. Quindi è questa filosofia straordinaria che dà vita a questa organizzazione. E possiamo dire che è qualcosa che è cresciuto veramente tanto in questi 100 anni di esperienza. Adesso l'Arthur Murray si trova praticamente dappertutto, sono più di 280 scuole in tutto il mondo. Il che vuol dire che hai degli amici dappertutto, proprio così. Ora, un'altra domanda che viene naturale: chi era Arthur Murray? Perché insomma siamo in Italia, non è scontato. Ora, Arthur Murray era un personaggio veramente affascinante e lui durante gli anni 50, durante tutti gli anni 50, aveva un programma televisivo che si chiamava The Arthur Murray Party, che era presentato da sua moglie Catherine Murray, ed era il primo programma televisivo in cui dei personaggi famosi si combattevano tra di loro a suon di passi di ballo. Diciamo che è Arthur Murray il primo a ideare il formato che poi è diventato Ballando con le Stelle. Sì, proprio così. Quindi già questo vi dà un'idea di, insomma, del tipo di personaggio. Ora, di Arthur devo dire che mi ha sorpreso molto quando l'ho scoperto, quando l'ho studiato, perché era un uomo timidissimo, balbettava, cioè, ma ti immagini? L'uomo che ha insegnato a ballare l'America, che andava in televisione, che aveva mille amicizie, che aveva a che fare con personaggi famosissimi del cinema, del teatro, della musica, balbettava, era timido. Ma allo stesso tempo è un uomo che ha goduto dei benefici che il ballo fa. Infatti nella sua vita il ballo ha fatto tantissimo per lui ed è stato quello che le ha dato fiducia in se stesso, che l'ha fatto sentirsi bene con sé, accettarsi, e l'ha aiutato a migliorarsi. Quindi con tutti questi benefici lui è stato ispirato a farlo per gli altri ed è lui che ha creato questa grande organizzazione. Possiamo dire che oltre a tutte le scuole era un uomo già da molto giovane molto in gamba, anche perché negli anni 20 è lui che ha inventato le sagome per i piedi. Avete presente quei disegnini con le sagome dei piedi per far vedere i passi di ballo? Ecco, è lui che l'ha inventati. Sì, negli anni 20 lui ha ideato un corso per posta per imparare a ballare, cioè potevi imparare a ballare a casa, almeno i passi, ecco. E è lui che l'ha ideato. È stato qualcosa con cui lui ha insegnato a ballare l'America in un periodo straordinario della sua storia. Quindi quando lei la posta era come quello che adesso è internet, ecco. Quindi io ti invito a conoscere, a scoprire di più chi era Arthur Murray, che cosa faceva, che cos'è l'Arthur Murray, a capirlo meglio. Io infatti ti faccio vedere una cosa. Vedi questo? Questo libro si chiama La storia segreta di Arthur Murray e l'ho scritto io, quindi lo conosco molto bene. È, diciamo, una guida per goderti di più questa esperienza dell'Arthur Murray. È un po' come se una persona viene a Roma, per dire, se per esempio va a Roma e va a visitare il Colosseo, se prima legge qualcosa, se prima legge una guida, se lo godrà di più. O seppure quando si trova lì, prende una guida e legge, si potrà gustare di più quello che sta vedendo, lo potrà valorizzare molto di più. Quindi ecco che cos'è questo libro, è una guida per farti gustare di più questa bellissima esperienza che fai nell'Arthur Murray, e quindi te lo consiglio. E qui sotto, subito dopo questo video, trovi il link dove puoi cliccare e ordinare la tua copia, che naturalmente ti consiglio. Stupirai i tuoi amici, imparerai delle cose nuove e ti divertirai, te lo garantisco. Quindi a questo punto ci vediamo a scuola. Buon divertimento e buon ballo. Ciao!